che quando noi il mercoledì veniamo qui siamo preparati alla preghiera. Dice il Signore, Figlio, deve andare alla preghiera, prepara, come quando noi andiamo a mensa, quando andiamo a dormire ci prepariamo, così anche noi quando andiamo alla mensa del Signore, quando andiamo alla preghiera, dobbiamo essere pronti a pregare. Perché può succedere che noi ci mettiamo a pregare senza questa prontezza interiore, senza la purificazione della mente e del cuore, senza quella calma, quella serenità che devono caratterizzare lo stato d'animo di chi si mette in preghiera. Ecco perché la preghiera del mercoledì o qualunque altra preghiera che noi celebriamo, perché è una celebrazione sacra quella che noi facciamo qualunque altro giorno, vuole una preparazione prossima, una remota. Quella prossima è appunto costituita da quello stato d'animo in cui noi ci troviamo, la pacificazione interiore, il lasciare dietro la porta i problemi personali, i problemi della casa, ossia essere sgombri, perché quando noi siamo sgombri possiamo recepire la luce di Dio, l'azione di Dio, per cui noi entriamo come faceva San Bernardo quando entrava in chiesa, lasciava nel fontino dell'acqua benedetta tutti i suoi problemi, tutti i pensieri che pure erano pensieri concernenti il monastero, di attività, gli studi, il governo, e li metteva nell'acqua benedetta e poi le riprendeva quando usciva dalla cappella o dalla chiesa, rifacendo la così l'unzione dell'acqua, ossia la croce con l'acqua. Questo è vero che anticamente c'era l'acqua santiera, che adesso non si usa più. Anche nelle nostre case c'era l'acqua santiera, in tutti i luoghi sacri c'era l'acqua santiera, che significava che appena si entrava in un luogo sacro si faceva la croce per lasciare fuori tutto ciò che ingombra l'anima. E poi quando si usciva di nuovo si giungeva con l'acqua benedetta perché il Signore ci accompagnasse durante il cammino e ci facesse affrontare tutti i problemi della vita. Ora noi dobbiamo così segnarci con l'acqua benedetta quando entriamo qua, quantomeno dobbiamo così mentalmente segnarci con l'acqua benedetta, lasciare fuori di queste mura tutti i problemi nostri, i problemi di casa, i problemi dei figli, il problema del lavoro, problemi economici, problemi morali, anche gli stessi problemi di salute fisica, e per quanto è possibile essere disposti unicamente per incontrarci con il Signore. Quando uno va a fare una visita, allora si dispone per la visita, si veste, si mette a posto e appena entra in casa tutta la sua persona è in disposizione ottimale per incontrarsi con l'altra persona, tutta la sua attenzione non è ai problemi che essa ha, ma tutta l'attenzione a quell'incontro che lei ha predisposto in quel momento. Anche noi qui predisponiamo un incontro, anzi è il Signore che ci ha fatto l'invito,
ci ha convocati per quest'ora, e allora tutta la nostra attenzione a questo incontro con il Signore, se veramente crediamo, perché è questione di fede, fede pratica, ma fede viva, fede vera. Questa è la preparazione prossima, ma anche durante la giornata ci deve essere la preparazione remota, significa remota, quantomeno la mattina quando ci alziamo, il mercoledì, dobbiamo dire questa è giornata di preghiera, voglio predispormi oggi alla preghiera, cioè stare in attesa di questo incontro, come quando c'è un incontro importante, domani deve essere ricevuto da, mettiamo, dal vescovo, dal sindaco, dal ministro, da queste persone di riguardo, è un incontro importante con me che lui ha disposto, per cui voglio prepararmi, ci penso almeno un momentino, dispongo dentro di me quello che devo dire, come comportarmi, che atteggiamento prendere, cioè il clima della vigilia, il clima della chiesa. Il mercoledì dovrebbe essere così la giornata dell'attesa, il clima dell'attesa. Ricordo che nei primi tempi noi si attendeva il giorno della preghiera, domani c'è la preghiera, stamattina, la mattina, oggi di pomeriggio c'è la preghiera, per cui si attendeva il giorno e poi l'ora in cui cominciava la preghiera. E già si disponeva l'animo a questo incontro, si evitava tutto ciò che ingombrasse la nostra vita, si era più raccolti, ci si preparava con la preghiera. Ecco, questa è la preparazione remota che noi dobbiamo avere. Non è proprio remota, remota, poi la vita è una vita che sia consona alla preghiera, ma sempre prepariamo, non si dice. Parliamo di questa preparazione che dobbiamo avere noi che siamo così terrenamente nello spirito alla giornata della preghiera. Ora io penso che questa mattina voi abbiate pensato alla preghiera di questa sera, che siete vissuti sempre con quest'ansia di incontrarvi e che in quest'ultimo quarto d'ora non vi siete dissipati, vi siete messi così in animo come dire al Signore quello che noi vogliamo dire, in attesa anche di che cosa il Signore vorrà parlarci questa sera. E quando c'è questa predisposizione remota e prossima, la preghiera scende, siamo già pronti all'incontro con Dio. Dice il Signore, incontrati con il tuo Signore e preparatevi le parole da dire. È un invito che ci viene dal profeta. Oggi è l'incontro con il tuo Signore, preparati a dire quello che devi dire. Se tutto si svolge in un clima di fede, è diversa la preghiera, perché Dio è qui presente. Tante volte succede che noi siamo abituati a pregare. Andiamo lì, ci sediamo, preghiamo. È come un soliloquio che noi facciamo, o tante volte, peggio ancora, andiamo a vederci lo spettacolo, vediamo che cosa dicono quelli che pregano, che cosa risponde il Signore a quelli che pregano, come se le cose non ci interessassero. Invece no, siamo noi interpellati da Dio nella preghiera, e quel Dio che ci interpella, quel Dio che ci ha convocati è vivo, è qui in mezzo a noi. E di fede che quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ed è di fede che quando noi preghiamo, c'è Dio davanti a noi. Per cui è un colloquio con Dio, è un incontro con Dio. Noi parliamo e Lui risponde. Noi diciamo qualche cosa e diamo qualche cosa di nostro. Lui ci dà qualche cosa di sé e un mutuo darci e ricevere. È un incontro con un Dio vivo, con il nostro Dio, con il nostro Padre, Creatore, Signore.
per cui è un momento privilegiato della nostra giornata, e con questo spirito che dobbiamo presentarci alla preghiera. Allora la preghiera acquisterà valore, sarà una preghiera che costruisce la nostra vita, perché a nulla vale incontrarci con Dio così per abitudine e poi non usufruire di questo incontro con Dio. Ogni incontro dovrebbe essere costruttivo. Quanto tempo noi siamo qui? Da circa 20 anni, alcuni un po' meno, si incontrano settimanalmente con Dio, ci incontriamo con Dio. Ma è migliorata la nostra vita da questo incontro? La parola di Dio ci ha costruito, è penetrata dentro di noi, l'ha edificato dentro di noi la sapienza che viene dall'alto, ha illuminato la nostra esistenza, ha migliorato i nostri costumi, ci ha fatto crescere nell'amore. Ecco quanti interrogativi noi dobbiamo porci, perché altrimenti ci viene la parola del profeta Isaia, o quelle di Amos, chi vi ha invitato a venire qui? Chi vi ha invitato a calpestare i miei atri? Io non gradisco i vostri sabati, i vostri noviluni. Quando alzate le mani, io tolgo lo sguardo. I vostri canti, io li detesto. Ossia, quando noi non siamo sinceri con Dio, quando la nostra preghiera non è un colloquio con Lui, ma veniamo così per abitudine, allora il Signore non gradisce la nostra preghiera, e quella preghiera non edifica la nostra vita. Per cui io chiedo a me stesso, perché è prima a sentire è colui che parla, di fare le cose sul serio. Da tanti anni siamo qui a pregare, siamo migliori di prima, oppure la nostra vita è rimasta quella di prima? Niente ha fatto la preghiera su di noi? Non ha trascinato la nostra vita in su? Non l'ha migliorata? Non ha trasformato niente? Se nulla di tutto questo è successo, vuol dire che non abbiamo mai pregato. Una preghiera labiale, una preghiera così epidermica, che non scende in profondità, una preghiera che non cambia, non è vera preghiera. Chiediamo al Signore questa sera una conoscenza più profonda di Lui e un amore più grande, perché come si diceva oggi nella piccola preghiera che facciamo, è la carità che edifica, la carità verso Dio, la carità verso gli altri, è l'amore che salva, è l'amore che edifica la nostra vita. Il sapere tante e tante cose non giova a nulla, quello che giova è l'amore. C'è una crescita nell'amore, c'è una crescita verticale, c'è una crescita orizzontale, ci consumiamo per il Signore, c'è una conversione a Dio, c'è una conversione agli altri, oppure siamo rimasti convertiti a noi, cioè chiusi in noi, sempre egoisti, sempre pensare a noi, sempre fabbricare tutto e mettendoci sempre al centro di ogni cosa, fare i nostri interessi, non l'interesse degli altri, pensare a noi anche nelle cose sacre, anche nelle cose di Dio, perché tante volte nelle cose di Dio si pensa a noi. Anche colui che mira alla perfezione potrebbe errare modo e direzione, potrebbe anche pensare a perfezionarsi, essere al centro dell'attenzione, al centro della sua attività, essere lui a diventare buono, a diventare perfetto, quasi che l'attività importante per lui sia lui stesso. E sbaglio,
tutto questo, perché l'amore ci può uscire fuori di noi, deve essere edificato Cristo in noi, deve essere edificato il regno di Dio, non la nostra volontà ma la volontà di Dio, non il progetto nostro ma il progetto di Dio. Non una santità individuale, ma una santità collettiva, comunitaria. Facciamoci santi insieme, perché il corpo è santo, la comunità è santa. Cerchiamo di edificarci nella comunità. Un membro solo del corpo non può crescere ed essere bello, e tutte le altre membra non essere uguali al membro che cerca di essere bello. Tutte le membra debbono cooperare le une con le altre per il benessere di tutte, nel mistico corpo, come nel corpo umano, così anche nel corpo del Signore. E tutto questo è carità, è uscire da noi, dare cioè un'impronta nuova alla nostra vita. Perché se ci chiudiamo in noi, ritorniamo sempre in noi, pensiamo a noi anche nelle cose spirituali, non abbiamo fatto nulla. Siamo come gli stoici, come gli epicurei, come i grandi filosofi dell'antichità. Invece la nostra perfezione è in Cristo. E tutto questo avviene nella carità, nell'amore, nell'amore vicendevole, cercando gli interessi gli uni degli altri, edificandoci gli uni gli altri, amando Dio sopra ogni cosa e disprezzando noi stessi. Finché non ci sganciamo dal Dio, non cambiamo direzione e ancora siamo quelli che eravamo, ancora siamo al sistema, non al sistema coperto. Dobbiamo noi girare attorno al sole, non è che il sole gira attorno a noi. Non è Dio ad uso nostro. Non dobbiamo sfruttare Dio per conto nostro, per il nostro benessere materiale, fisico, anche spirituale. Dobbiamo essere noi a girare attorno a Dio, a glorificare Dio, a chiamare gli altri a Dio, perché questo è l'ordine stabilito da Lui. Chiediamo al Signore di entrare in questa dimensione, che è la dimensione giusta, per crescere nella carità, crescere nell'amore, ed edificarsi gli uni gli altri, come edificio santo gradito a Dio. Signore, ti chiediamo di comprendere queste cose, ti chiediamo di uscire da noi, ti chiediamo di andare verso di te, di andare verso gli altri, di morire noi stessi, ai nostri interessi, e di vivere fuori. Tutto ciò che noi abbiamo dentro, lo abbiamo da te e per te. Ti chiediamo questo salto di qualità nella nostra vita personale e comunitaria. Questo è amare. Lode e gloria a te, Signore. Canto numero 112. Shaya yanasa, yanata ke maya yanati, nyunta ya yanashai, eki maya yanata ya yaki. Signore, di quello che ci vai dicendo,
perché il messaggio che abbiamo ricevuto fin dal principio è il messaggio dell'amore. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise suo fratello. E per qual motivo lo uccise? Perché le opere sue erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Signore, ecco il messaggio che tu ci mandi, il messaggio che ci hai dato fin da principio, che è il messaggio dell'amore. Questo è il messaggio, che ci amiamo gli uni gli altri, come tu ci hai amato. Due sono i grandi messaggi che tu ci dai in Giovanni. Proprio nel primo capitolo Giovanni ci dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Per cui il messaggio che tu ci hai dato è un messaggio di luce, e la luce è questa, che ci amiamo gli uni gli altri. E questo viene ripetuto più esplicitamente nel capitolo terzo, dove è detto: questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Signore, chi non ama il fratello, tu ci dici, è nella tenebra. Invece da questo sappiamo che siamo nella luce se ci amiamo gli uni gli altri. Dio è luce. Signore, noi siamo in te che sei la luce, se ci amiamo. Chi non ama rimane nelle tenebre e non viene a te. Rimane nelle tenebre, nella morte, e non viene alla vita. Tu sei la vita, e la vita è la luce, la vita è l'amore. Signore, fa che comprendiamo tutto questo, che ci amiamo gli uni gli altri per essere i figli della luce. Lode e gloria a te, Signore. Lode a te, oh Signore. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questo progetto che oggi io ti do, che stia fisso nella mente e nel cuore, lo ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te lo legherai alla mano come un segno, ti saranno questi progetti come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. O Signore, questo è il messaggio che tu ci dai, e dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di puro cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Signore, tu in questi due testi ci dai i due grandi precetti dell'amore: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le tue forze. E i precetti che tu ci dai dobbiamo scriverli nel cuore, dovranno essere sempre davanti ai nostri occhi, negli stipiti delle nostre case, delle nostre porte. Dobbiamo insegnarli ai nostri figli, perché questo è il grande comandamento dell'amore.
ma c'è l'altro comandamento dell'amore, di amarci intensamente gli uni gli altri, perché tu ce lo hai comandato, di amarci fraternamente, di puro cuore, perché questo è il tuo comandamento dell'amore. Signore, ti chiediamo questa sera di essere illuminati, di essere nella luce, camminando nell'amore tuo e nell'amore dei fratelli, perché non c'è altra strada che l'amore. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu ci hai invitato con la parola del Vangelo, quella parola che Gesù, tuo figlio, disse a quella fanciulla, talità cum, svegliati, fanciulla. Noi siamo la fanciulla che dorme, questa comunità è la fanciulla che dorme, e Gesù questa sera passa e dice, talità, talità, comunità, fanciulla, che dormi, svegliati, alzati, cum, svegliati dal tuo sonno, dal tuo torpore, io sono il tuo Signore che ti porgo la mano, alzati, canta il tuo Signore, canta l'amore, ami il tuo Dio, amatevi gli uni gli altri e vivrete, Signore, tu questa sera vuoi svegliarci dal nostro sonno, vuoi riscuoterci, vuoi dirci qual è il messaggio primo, quello che tu ci hai dato fin dal principio, il messaggio che ci porta nella luce della vita, il messaggio dell'amore. Signore, fa che noi ascoltiamo questo messaggio, ti amiamo veramente sacrificando tutto per te, tu sei l'amore, tu sei il Signore a cui dobbiamo obbedire, con tutta la mente, tutto il cuore e tutte le forze. Noi vogliamo manifestare quest'amore nell'osservanza fedele dei tuoi comandamenti e vogliamo amarci gli uni gli altri, sorpassando tutte le barriere che ci pongono gli uomini e noi stessi ci poniamo nell'osservanza di questo comandamento, perché il tuo comandamento è il comandamento della luce e della vita. Grazie, Signore, fa che ascoltiamo questa tua parola e che tutti ci alziamo in piedi e come tu, quando fossi davanti a quella fanciulla, dicesti talità cum e la fanciulla si alzò, così anche noi vogliamo alzarci questa sera e vogliamo inneggiare a te che ci svegli, che ci porgi la mano e ci dice cum, alzatevi e cantate e comprendete che io sono il Signore che vi parlo. Oh.